Questo programma è offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 7 del Ruggito Nero Verde. Questa sera abbiamo voluto dare il via a questa puntata con una soluzione diversa che fa venire i brividi e ci inorgoglisce ogni volta che rivediamo questo video che abbiamo postato sulla pagina della festa
post vittoria contro il Casarano Brividi per un successo per 1-0 contro la formazione salentina, brividi per la festa di un'intera città che continua a sognare ad occhi aperti e mantiene il primo posto in classifica. Sicuramente vi starete chiedendo perché ci sono delle variazioni rispetto alla comunicazione avvenuta questa mattina sulla pagina Facebook. Innanzitutto, come vedete, non c'è Nicola, che è stato il nostro caro Nicola Vacca, che è stato bloccato da un problema personale. Sicuramente ci starà guardando e ci saluterà. Non siamo nella palestra New Fitness dove dovevamo esserci in via Borgo San Francesco dall'amico Nino Schettini. Purtroppo per motivi logistici non siamo potuti andare lì questa sera, ma ci accontentiamo chiaramente di quella che è casa nostra, un po' in un certo qual modo, ovvero la sede, lo studio 1 di Radio Doppio Zero. Quindi benvenuti da qui, benvenuto al mio fido scudiero Danilo Cappiello. Buonasera a tutti. E diamo un caloroso benvenuto, un abbraccio ideale, internauti da casa, al nostro grande bomber Ricky Lattanzio. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, subito si sta scatenando il delirio da casa, perché Lattanzio bomber vero, prima o poi si sbloccherà e dopo saranno dolori, non scritto, però lo immagino io, dolori per tutti, ma abbiamo capito, ci arriveremo, non iniziamo subito a parlare di Lattanzio, con calma e gestiamo tutto. Ovviamente già si parla, si pensa a Nardò, ma ci arriveremo anche alla gara di Nardò. E allora ci verrà a trovare probabilmente l'amico e collega del Dabitonto Pasquale Civitro, che so che sta tornando da Roma e farà di tutto per esserci qui almeno nello spezzone finale della puntata. E allora, in attesa di leggere da casa, veramente sono tantissime, Gianni Saro ormai in loop si è messo a scrivere tutti a Nardò, tutti a Nardò, tutti a Nardò, abbiamo capito, tutti a Nardò, e speriamo di andarci e fare il bottino pieno. Di andare ci andiamo, sicuramente, speriamo di fare il bottino pieno, chiaramente, è l'augurio che ci facciamo tutti, giusto Riccardo? Sì, giustissimo. Ci abbiamo da continuare la corsa. È lunga, la corsa è lunga, quindi bisogna stare sul pezzo, perché il Nardò non è una squadra che merita quella classifica, quindi assolutamente bisogna prendere con le pinze. Allora, qua sta succedendo il delirio, perché c'è una lotta fratricida tra ultras, perché vogliono bloccare Gianni Sara, che continuamente scrive tutti a Nardò. E allora, nel rivedere, grazie alla regia splendidamente curata da Danilo Mingirulli Junior, chiaramente, le immagini di questo successo importantissimo, pesantissimo del Bitonto domenica scorsa contro il Casarano per 1-0, grazie a quella saetta terrificante di Turito, ecco, la stiamo rivedendo proprio ora. Analizziamo, ad analizzare con Riccardo, il nostro ospite, proprio quella che è stata la vittoria contro la formazione salentina. Primo tempo brillante, Riccardo, anche diverse occasioni da gol, c'è stato solo quel buco difensivo lì con quell'occasione di Mincica, però sostanzialmente primo tempo di marca nero-verde, poi una ripresa da grande squadra che ci ha messo il carattere, ci ha messo la cazzim, ha lottato su ogni pallone per difendere questo vantaggio dall'inevitabile poi chiaramente ritorno del Casarano, che ha avuto le sue buone occasioni, ma il Bitonto ha difeso bene, ha lottato su ogni pallone, e questa è un po' la lettura del match di domenica scorsa. C'è da aggiungere anche che comunque la squadra lotta sempre fino alla fine, fino ai 90 minuti, quindi c'è un lavoro dietro del prof e tutto, che quindi bisogna anche elogiare il prof, che magari su dietro le quinte non escono mai, diciamo, davanti. Sì, siamo partiti bene domenica, abbiamo avuto una marea di occasioni per passare in vantaggio, e poi giustamente quando attacchi, bisogna stare attento comunque a giocatori importanti come c'era il Casarano. Abbiamo rischiato solo lì, per quello che ricordo io. Poi sì, secondo tempo sì, un pochino di più il possesso palla Casarano, ma niente di preoccupante. Occasione in mischia. Mischia, sì, dove
sinceramente, se avessimo sfruttato meglio 3-4 ripartenze, potevamo chiuderla sin da subito. Abbiamo tenuta viva, però allo stesso tempo siamo stati bravi a mantenere un risultato fondamentale, perché bisogna dare sicuramente continuità a questi risultati per cercare di restare in vetta. Certo, ci auguriamo di restarci il più a lungo possibile, e noi diciamo percepiamo anche il fatto che di essere in vetta e anche con certi numeri, perché poi rivediamo gli articoli, oggi c'era un articolo di Mario Sicolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, si parlava del Bitonto miglior difesa in Europa con soli 3 gol, quindi c'è anche meglio persino della tua Juve, capiamo. Non parlo del mio Milan, perché siamo la bamba del buco. Quindi domani dovrebbe uscire, tra l'altro, credo, sulla Repubblica una intervista di Enzo Tambora al presidente Rossiero, quindi sarà un altro modo per rivivere un po' questi giorni da capolista del Bitonto e i suoi segreti. Qui dicono che se ti sblocchi c'è una pizza pagata presso una nota pizzeria in via Ravanas a Bitonto, di proprietà di Gianni Sara, che è proprio quello che stava scrivendo tu, Tiernardo. Quindi Gianni, credo tu sia d'accordo a ospitare chiaramente Bomber Riccardo Lattanzio. Una domanda che faccio un po' in queste ultime settimane a tutti, rispetto dopo questo filotto di risultati, i numeri incredibili di questo Bitonto che tutti stanno mettendo ad oggi in evidenza, nello spogliatoio c'è più entusiasmo o più consapevolezza di poter fare davvero un campionato straordinario, speciale? Allora, entusiasmo c'è, perché comunque vieni da un filotto importante di vittorie, quindi è normale che c'è un entusiasmo, però questo entusiasmo lo puoi tenere lunedì, il martedì, poi comunque sia è solo provvisoria la classifica, perché comunque sai che comunque dietro c'è gente che corre, e corre come te, se non più veloce, quindi adesso dipende solo da noi. Non è facile, perché adesso ci affronteranno sempre come la capolista, e quindi troveremo squadre che si difendono, troveremo squadre che comunque vogliono battere la capolista, quindi adesso subentra qualcosina in più, e tu in questo momento devi dare qualcosina in più in allenamento, e questo bisogna anche in questo momento stanno giocando persone importanti, stanno giocando meno, per avere un'intensità così c'è da dire anche grazie a chi sta giocando meno in questo momento, quindi bisogna continuare così. È prestissimo, ci saranno alti e bassi ancora, spero che saranno sempre più alti che meno bassi. Stiamo lavorando bene, la cosa importante è lavorare bene durante la settimana. Difesa in battuta da Seituni, parlano tutti della grande difesa, di un Bitonto che non prende gol, ma i primi difensori poi sono gli attaccanti, perché il lavoro sporco che fanno Lattanzio, Patierno, Mercai è notevole, la pressione difensiva parte già da voi in attacco. Sì, diciamo che comunque il lavoro è sempre di squadra, non si parla mai a livello individuale, nel senso che comunque la fase difensiva parte già e si è visto dagli attaccanti. Comunque bisogna lavorare duramente per stare sempre al top, perché come concedi anche la minima cosa in questo campionato, rischi di prendere delle imbarcate e può vanificare tutto un sogno che è tutto un lavoro fatto e svolto durante la settimana. Un'altra domanda, nelle prime settimane, facciamo questa serie di domande, poi ti lascio alle domande fotografiche del nostro Danilo. Durante queste settimane, o meglio, nella prima parte di questa stagione, uno dei temi principali di discussione, soprattutto tra i tifosi e gli addetti ai lavori, era l'intesa con Patierno. È evidente che l'intesa sta crescendo giorno dopo giorno, basti vedere l'azione di quel passaggio in aria nello stretto per Patierno che poi salta il portiere, c'è il miracolo di Giacomarro sulla linea. È evidente che l'intesa stia crescendo giorno dopo giorno, Riccardo. Sì,
ci si conosce di più, anche perché è bisogno ancora di tempo per conoscere realmente, ma non solo a livello calcistico, anche a livello di personale, nel senso che comunque nello spogliatoio bisogna parlare, anche le cine sono importanti, magari le cine di squadra sono più importanti di tutto. Ne sappiamo noi qualcosa. Perché comunque riesci pure a capire i pregi e i difetti di una persona, non solo in campo, quindi volendo è più importante fuori. Poi normale, giocando sempre, anche allenandosi ogni giorno insieme, riesci finalmente a vedere qualcosina di bello, perché ci sono degli interscambi fatti bene, e questo va anche merito alla squadra, che comunque riesce a servirci anche di più, con più palle pulite. Assolutamente. Ti faccio una domanda che viene da Vito Perrini da Cassio, chiaramente saluto tutti e ringrazio e saluto Gianvito Rubino che sta realizzando mentre ci guarda la rubrica che poi viene pubblicata sul Da Bitonto della Marcord Bitonto, chiaramente in vista di Nardò Bitonto di domenica. Vito Perini ci chiede: Lattanzio, credi che il Bitonto abbia bisogno di rinforzi a dicembre? Ricordiamo che a dicembre si apre la finestra di mercato tra i dilettanti e a gennaio però si possono ancora fare delle operazioni con i professionisti. Credi che questo Bitonto abbia bisogno di rinforzi o forse non in attacco? No, va a prescindere da tutto. Se verranno, sicuramente verranno a darci una mano, quindi questo non so, questo dipenderà dal mister, da quello che vorrà, se vorrà comunque gente per darci una mano. Allo stesso tempo la società col mister parleranno di queste cose, io sono un giocatore quindi devo fare solo il giocatore. Ci sta. Allora, ora ci allontaniamo un attimo dal Bitonto, ma non tanto, non troppo, perché rimaniamo comunque lì. Rimaniamo lì perché diciamo il Bitonto ha anche forse diciamo provocato tre esoneri quest'anno a Nocera, Nello di Costanzo, Ragno a Taranto e ultimo lunedì a Casarano per mister Pasquale De Candia. È stata una settimana burrascosa questa qui per il girone H, perché ci sono stati tra lunedì e martedì quattro cambi in panchina. A Cirignola sei stato l'anno scorso, quindi ambiente, città che conosci, è andato via Potenza ed è tornato Vincenzo Feola. A Casarano esonerato De Candia, è arrivato Bitetto, che tu l'anno scorso hai avuto proprio a Cirignola. Ad Andria, nella tua città, Ribaltoni, sono andati via Favarin e De Santis e sono arrivati rispettivamente Catalano e Moscelli, di nuovo la guida della direzione sportiva. E poi ancora un cambio, questo onestamente lo ritengo un tantino incomprensibile, quello della Gambison, che ha mandato via Martino per Gigi Squillante, l'anno scorso è iniziato al Savoia. Successo di tutto questa settimana, già 10 cambi, settimana burrascosa, in appena 10 giornate di campionato, cioè neanche Novelli Zamparini qui in Serie D prendono, si cambia subito la guida tecnica. In alcune situazioni, vedi Andre, vedi Cerignola, vedi Casarano e così via, pensi, secondo te perché tutti questi cambi? Forse si è ragionato troppo in fretta, bisognava avere pazienza, e perché più in generale dopo 10 giornate così tante rivoluzioni in panchina in questo campionato? Sì, è una bella domanda, perché io penso sempre che il primo in discussione è sempre l'allenatore. Secondo me chi ha delle idee ha bisogno di tempo per metterle in pratica, diciamo, quindi il primo purtroppo che paga è sempre l'allenatore. E poi diciamo è sempre una moneta, perché inizialmente subentra l'allenatore, quindi paga l'allenatore, poi nel momento in cui comunque salta l'allenatore, poi vieni messo te in discussione, in questo caso come giocatore, e quindi non è sempre bello tanti cambi nello spogliatoio. Possono succedere tante piccole crepe diciamo nello spogliatoio. Quindi poi ci sono a volte, non so, le motivazioni, quindi capace pure che aveva bisogno di una scossa, non sono bravo ancora a capire realmente le dinamiche. Le dinamiche.
Io mi metto nei panni dell'allenatore perché non è facile ogni settimana, lui è solo con, diciamo, contro 20-25 teste, quindi talvolta anche organizzati sono più numerosi. Anche più numerosi, come diciamo il Casarano che avrà una trentina, 35. 30 quindi, giocatori, vabbè, di cui 16 ore. Quindi dico, non è facile. Purtroppo quello che paga sono sempre allenatori. Spero che salteranno altri, perché sì, che noi vinciamo e loro perdono, salteranno altri, che devo dire. Qualcuno voleva la testa di un allenatore dopo quattro giornate, poi diciamo, sì, siamo, sì, talvolta i giudizi sono un po' troppo affrettati, sì, chiaramente. Bisogna vedere pure le ambizioni della società, cosa aveva chiesto all'allenatore, sono tante le dinamiche. Quindi io dico che comunque l'allenatore ha bisogno di tempo, poi se succede qualche crepatura all'interno di qualcosa, quello sono cose extra, non lo so. Prima hai parlato del, riagganciandomi al discorso dell'allenatore che è solo in uno spogliatoio comunque composto da 20, 25, 30 persone, nel caso del Bitondo poi c'è il prof che è anche molto mental coach, il prof non è solo preparatore atletico, parliamo chiaramente del prof Paolo Rizzo, ma è anche molto un allenatore mentale, un mental, sì, coach, motivazionale, no, ce lo puoi descrivere, perché è, appunto, è bello anche dare spazio a chi poi ha meno spazio, e quindi, sì, e, sì, però fa un lavoro enorme, importante, seppur nell'ombra. Sì, anche diciamo il match analysis comunque. Assolutamente, sono tutti, Maurizio, sono tutti lavori sporchi che non vengono mai elogiati nelle TV o nella radio, in queste cose qui. Il prof è, sì, è uno di noi, nel senso, comunque sì, è un bravissimo, è preparato, perché comunque sicuramente verrà da una scuola di un bravo preparatore, con le sue poi idee ha giocato umilmente, ha calciato la palla pure lui, no, a parte gli scherzi, comunque ci stiamo trovando bene, e se riusciamo a dare continuità e anche un grosso lavoro a livello di squadra, significa che stiamo bene, quindi anche merito suo. Ma non, ovviamente non dimentichiamo Iurino. Vabbè, è normale, mister. Madonna, se no viene Iurino domani. Ha ragione il mister, mi sono dimenticato del mister. Qualcuno chiede di far saltare lo staff, dicevo, in generale. In generale, completo nella sua interezza. Allora, ovviamente. Ai magazzinieri pure, non tutti, dimentichiamo, i magazzinieri, tutti, dottore, più Paolo il segretario, chiunque. Tutti. Noi a Detti Stamp, chiunque. Chiunque, sì, sì, è giusto, chi segue sempre la squadra. Ovviamente, Riccardo, è inutile, cioè ogni tuo messaggi è un incitamento, un augurio, una speranza. Sì, io lo voglio anch'io, che vi devo dire, arriverà, io spero che arriva domenica, così almeno esultiamo insieme, perché vuol dire che la trasmissione avrà portato bene. Avrà portato bene, ma anche se non segno io, portiamo il risultato, sono sempre, va bene così. Giustamente, allora io, Danilo, ho finito, scusami se mi sono permesso. Siamo qui per ora, questo, voglio dire. Riccardo, è tutto tuo. Vai. No, non so se ti convenga, però. Adesso. Va bene, allora io direi di partire tranquillamente con il nostro... Sta arrivando Civitaro, comunicazione, sta arrivando Civi, muoviti. Direi di partire con il nostro racconto fotografico, qui prego la regia di passare con la prima foto, e questa foto qui penso che tu la riconosca perfettamente, il tuo primo, gol stagionale, sì, del gol ad Andria. Per quanto un giocatore deve essere professionista, non deve badare a contro chi sta giocando e nella città in cui sta giocando, che sensazione fa segnare la squadra della tua città sapendo che stai dando loro un dispiacere? Quello è un doppio dispiacere, perché comunque da piccolo sei nato ad Andria, quindi comunque sei anche tifoso, però quando indossi la maglia di un'altra società che comunque ti paga e devi essere professionista, non devi guardare nessun colore, quindi devi andare dritto. È un dispiacere, perché so che ci sono tante persone che guardano quella partita, amici, parenti, e quindi fa male, ha fatto male anche a me, però è lavoro, è lavoro. Ci sta guardando il presidente in diretta. Buonasera presidente. Buonasera presidente. Buonasera. Come ti ho anticipato, Nicola ha avuto un problemino, quindi non c'è.
però, diciamo, stiamo più larghi stasera da me. Ah, apri chiudo parentesi. Dietro le quinte, Riccardo, oggi non è solo. Non è assolutamente solo. Perché no, siccome c'è un impegno, potremmo dire, istituzionale questa sera, bitonto, di tutta la squadra, di tutto lo staff, ecco perché l'abbiamo anche anticipato la trasmissione. È venuto in ottima compagnia. È venuto in ottima compagnia con la macchinata andriese. Quindi non c'è solo Riccardo, che è qui davanti a noi con le telecamere, ma c'è anche, ci sono anche, non lo vedo, Gigi Zinfollino, dove sta? Ah, sta dietro il pilastro, non lo fa vedere. E poi c'è Savio Piarulli, che c'è stato un momento che Savio poteva anche fare la controfigura, Riccardo. E Riccardo era tranquillamente d'accordo, ed era... volevo che ci fosse lui qui così. Mentre è arrivato come è arrivato l'uomo più atteso, è bugia, l'uomo più atteso chiaramente, Riccardo Lattanzio. Allora andiamo avanti con la seconda con foto. Danilo, e nel frattempo prepariamo la postazione anche per il buon Pasquale Civittaro. Sì, per questa foto qui non possiamo che ringraziare i meravigliosi scatti della nostra fotografa Anna Veriello, e ringraziare anche gli scatti che Cosimo Papabicco ci dona ogni domenica. E questa foto qui l'abbiamo chiamata Dottore o mal di gol. Questa mi ricorda, non c'era. Però lì eri infortunato. Lì venivo, sì. Il dolore ce l'avevi veramente lì, C'avevo veramente dolore, quindi... Sì, è una... sì, quello stavo pensando... Buonasera. È arrivato Civittaro. Pensavi un po' a tutti i dolori, diciamo, in quell'espressione lì. A tutti i dolori, là venivamo da due sconfitte, quindi... Quindi erano tre i dolori. Erano troppi dolori, quindi ho detto, non ci sono io, perché non potevo dargli una mano, quindi... Stavo da fuori, è bruttissimo, quindi da fuori che non stai nemmeno in panchina, stando in tribuna è ancora peggio, quindi... Però tornando su quella foto lì, tu anche a Cerignola lo scorso anno hai dimostrato che parti un po' col freno a mano tirato, però poi quando ti sblocchi su un diesel carburi in maniera esponenziale. Sì. Per quanto le tue prestazioni restano lodevoli, perché le tue prestazioni, per quanto non stai segnando, sono comunque meritevoli di lode, e qui va tranquillamente affermato, perché vanno fatti i complimenti per l'intesa con Chicco, per i movimenti che fa, per il lavoro sporco che fa Riccardo. Quanto ti manca effettivamente questo gol per uno come te che di lavoro fa l'attaccante? Manca, perché comunque l'attaccante vive per il gol, quindi la mia carriera dice comunque negli anni ho sempre fatto gol. Ti manca perché comunque inconsciamente ti porta anche un po' più di tranquillità, nel senso che comunque puoi rischiare di più la giocata, le invenzioni, le cose, quindi è un meccanismo che comunque ti scatta la molla in testa per dire vai tranquillo. Però ciò non toglie che comunque sia le prestazioni stanno venendo fuori, e quindi è roba di domenica, nel senso di domenica. Spero di domenica. Ma forse c'era bisogno di altra coppa, secondo me. Posso dire una cosa? Come no? Dando il benvenuto ufficiale. Buonasera a tutti, ovviamente. È tipo un auspicio la mia presenza oggi, perché ci siamo rincorsi per talmente tanto tempo, un po' come lui sta rincorrendo il gioco. Oggi sono riuscito ad essere qui con voi. E se domenica Nardò finalmente il gol e Riccardo Lattanzio lo fa, dovessero incontrarsi finalmente. Santo subito Pasquale Civita. Mentre Ciro Amelio dice di accelerare, provvederemo immediatamente. Sì, so che diciamo andate a fare un po' di a bestia. Sì. Qualcuno ne dice domenica ne fai tre, basta pure uno. No, bastano tre punti. Ma anche il mezzo, voglio dire, anche il mezzo. Mi riaggancio alla domanda di Danilo per fare una domanda del nostro caro Valerio De Sario. Lui è convinto che tu farai almeno 15 gol, quindi vuol dire che quando inizierai a segnare non ti fermi più, se ne hai a grappa. E mi associo anche io a Valerio. Secondo te, Riccardo, fino adesso cosa ti è mancato per fare gol? Ma ti possono mancare tante cose, nel senso l'episodio positivo, io ricordo comunque sia che sono stato annullato due gol. Purtroppo decidono anche, ci sono degli arbitri di Guadagnini che decidono anche loro. Ce l'hanno con te. E quindi
Però l'importante, ripeto, ma a parte gli scherzi, a parte il gol, tutto, il lavoro secondo me paga sempre. In questo momento sto raccogliendo poco, io personalmente dico, però se la squadra, ripeto, sta facendo bene, è anche, anche bravura mia, nel senso che comunque non arriva il gol, però riesco a dare una mano. Se non riesco a fare gol, riesco a fare anche un altro lavoro. In questo caso ci stiamo dando da fare veramente tutti, ma a prescindere se faccio gol o no, capace che pure che faccio gol, continuerò a fare sempre lo stesso lavoro. Quindi è l'episodio, sicuramente mi sta girando un po' storto la traversa, le cose, ma sono tranquillo perché se la squadra... Sulla linea contro il Gravina. Certo, quindi ripeto, sono straconvinto che la squadra gira e quindi arriverà anche la mia gioia, quindi non sono per niente preoccupato perché la squadra sta bene, sta in salute, quindi se iniziano ad arrivare pure i tuoi gol a grappa qua non si capisce più niente, perché veramente l'entusiasmo che si percepisce di partita in partita, di giorno in giorno, sì, durante la settimana è sempre crescente. Lo so, io vedo molto partecipe la gente di Bitonto che mi incita sempre a fare gol, a fare gol, a fare gol. Questo fa piacere perché comunque ho visto una tifoseria veramente matura, nel senso io non la conoscevo perché mi sono informato, però ripeto, io le tre piazze che ho giocato hanno messo solo pressione, giocatori come me, che è giusto che mettono la pressione, però la voglia che vogliono di vedermi esultare, meritano tutto, veramente darò tutto per questa, veramente tutto per questa maglia. Infatti, quindi... una domanda che avrei voluto farti, Riccardo, era questa: diciamo, tu hai vissuto tante stagioni da protagonista, io ti ho seguito a Biceglie perché lavoravo lì al comune, quindi sì, diciamo ti ho seguito molto da vicino. E la differenza tra le piazze, le ultime, Biceglie, Cerignola, Bitonto, qual è la differenza che stai notando tra le città, tra le tifoserie, tra le piazze? No, io ho già detto prima che comunque sia, sono piazze calde, ma allo stesso tempo diverse. C'è gente che comunque che tifa come il Bitonto e finisce lì, nel senso che comunque ci tengono, è giusto così. Poi c'è gente negativa, sicuramente ci sarà anche Bitonto, adesso non vorrei, che comunque sono cattive, non pensano più al bene della squadra, ma va sul diretto interessato. Personale, è quello anche a discapito della squadra, anche perché se tu martelli sempre un giocatore e questo è così, e questo è così, e questo è così, anche facendo sbaglia un difensore da coppa, sempre l'attaccante o centrocampista, cerca il modo di dare sempre la coppa, questo ne risente il ragazzo, e comunque sapendo che poi gioca la domenica è anche un male per la squadra, quindi la differenza ci sono in queste piccole cose. Io ho detto, non sono mai arrivato a 10 giornate non ho fatto nemmeno un gol, però mi sta aiutando anche molto la società, i ragazzi, la tifoseria pure, che non mi sta mettendo l'assillo, la pressione, queste cose, e questo è molto importante, ecco perché dicevo, l'ho vista, non mi è mai capitato di avere una tifoseria che comunque incita ancora. Poi i giornalisti ti vogliono bene, cioè, perché le pagelle sono sempre positive. No, chi è quello che fa le pagelle? Io non lo so, voglio presentare. Lui o non è lui? Certo, no, che a parte, piacere, le prime due o tre giornate dove si vedeva che era imballato, sì, un po', vabbè, poi dopodiché si è sciolto il cavallo, no, diciamo, inizia a trottare, adesso, ma adesso dobbiamo adesso aggiungere... Sto meglio, sì, vabbè. Ripeto, sono queste le piccole differenze. Allora, drammatizziamo un po', c'è chi ti invita a portare la tovaglia, forse riferendosi alla camicia, riprendendo quelle che sono le camicie che l'anno scorso tanto hanno fatto di discutere. Però voglio dire, però sono camicie da moda. Meglio queste camicie sulla panza che visto che sul cappiello. Visto che ho gente macina, la tovaglia ce l'ho io. Infatti Amelio ti invitava a stendere dopo. Invece voi abbiamo... la camicia l'avete conservata solo la domenica. Sì, per domenica, perché diciamo, perché dovete fare la combo stadio corso, diciamo, passeggiata sul corso. Sì, assolutamente, esatto. Sì, assolutamente. Io pregherei la regia di accelerare, perché stiamo già mangiando.
l'altra. Stanno già mangiando. Le mettiamo una dopo l'altra. Allora, qui è raffigurata una porta, poi anche il tuo stadio, quello lì, lo stadio di Andria. Sì. Ed è una porta. E la seconda possiamo tranquillamente vedere te in un contrasto di gioco con degli avversari. Allora, Riccardo, le due domande sono: in periodi di magra per un attaccante, come guardi la porta? Come la vedi? Cioè, se le parli in maniera interiore e quant'altro? E la seconda, ok, non stai insegnando, ti abbiamo già elogiato per il lavoro sporco che stai facendo, allo stesso tempo quel tipo di lavoro vale quanto un gol? Allora, iniziamo dalla porta. Dalla porta. La porta è una sensazione, nel senso, tu comunque sia, la senti, nel senso, è capace pure che stai a 30-40 metri, però sai che comunque sia è lì, quindi è più un istinto. Quindi ecco perché a volte escono pure dei gol bellissimi, perché uno la sente ed è una bella sensazione, quindi è una bella cosa. Mentre la seconda, il lavoro sporco, quando tu vinci e non fai gol e la squadra vince, e tutto il lavoro sporco che hai fatto, sei doppiamente contento, felice, perché sacrificio è alla base di tutto. Quindi se tu corri per il tuo compagno, è la cosa più bella, perché sai che il tuo amico ti dà a seconda, se tu cadi lui ti viene a rialzare sicuramente. Uno di quegli amici potrebbe essere Oni Turitto, che ti scrive: che giocatore fantastico che sei. E mezzo, cioè mezza squadra che sta guardando la diretta e vogliono mangiare, e soprattutto vogliono la tua tovaglia bella, a toppare. Beccai c'è pure, sì, chiede la tavola. Arrivo subito. Allora, dobbiamo correre, dobbiamo accelerare assolutamente. Non abbiamo previsto per questa sera un collegamento telefonico, esatto, proprio perché avevamo un po' i tempi ristretti questa sera. Con Nardò avremmo dovuto fare un collegamento con la collega della Gazzetta del Mezzogiorno, una Rita 40, non abbiamo predisposto per accelerare. Analizziamo rapidamente il prossimo turno, sì, di campionato. L'undicesimo turno del girone H del campionato di Serie D vedrà l'Audace Cerignola ospitare il Francavilla, la Gelbison fare visita al Brindisi, il Foggia ospitare in casa del Sorrento, mentre il Casarano ospitare fra le mura amiche del nuovo Dino Vitetto, il Gladiator, la Fidelissandra proverà ad alzare la testa in un match complicatissimo nel vicino di Gravina, il Grumentum ospiterà la Team Altamura, il Bitonto farà visita al Nardò, il Città di Fasano se la trova a vedere contro la Nocerina del nuovo acquisto Iannini, mentre il Taranto ospiterà allo Iacovone e l'Agropoli. Diciamo che dobbiamo prestare particolare attenzione, chiaramente la partita nostra, ma un occhio allo Zaccheria, al San Francesco. Dobbiamo avere un po' di occhi spassi, diciamo. Sono gli altri che devono avere gli occhi su di noi, ma dobbiamo pensare alla nostra partita. Assolutamente. Allora, rapidamente, rivediamo la classifica. No, allora, rapidamente, rivediamo giusto la classifica, anche perché è sempre bello, come direbbe Coetz, a vedersi la classifica con i Bitonti in testa alla classifica. Pasquale, hai visto, questa è una macchina nuova. Queste sono le fette da previste. La chiavetta USB. La classifica è sempre bella da vedere, con il Bitonto primo in classifica. Vediamo anche la schermata, ovvero quella del prossimo turno della Unione, sì, che purtroppo quest'anno non riesce proprio ad ingranare. Speriamo sabato che possa tornare finalmente al successo. Forza ragazzi, siamo con voi, diamo una sterzata a questo campionato, anche perché i playoff sono lontani, solo 6 punti, quindi possiamo ancora farci, il campionato è lungo. Vai Dani, avrei voluto leggere almeno la schermata. Ok, allora, Avezzano e l'Inchiadenese sarà la prima sfida, poi ci sarà un derby tutto nero-verde, quello fra il Bitonto e il Chieti, e ci auguriamo che vincono i nero-verdi bitontini. Il Campobasso ospiterà il Foggia, l'Audace Cerignola farà visita alla Fidelissandra, il San Nicolo Notaresco ospiterà il Pineto, mentre il Vasto Girardi ospiterà il Giulianova. A riposare in questo nono turno sarà la Vastese. Allora, rispondo, ci siamo messi a ridere su un commento di Manuel Cogliano sulla parte finale, che c'era un acronimo, un RK e così via. E niente, e ci stanno tirando i piedi, ma vuol dire che stiamo iniziando a ci temono e guardano sempre con particolare occhio il Bitonto. Allora, rapidamente dobbiamo parlare dell'avversario. L'abbiamo già anticipato prima con Riccardo, che ha parlato del Nardò, ha parlato di una squadra che, seppur sia ultima in classifica con i suoi 7 punti, non è assolutamente da sottovalutare. Tra l'altro, campo non in perfette condizioni, quindi un'ulteriore difficoltà per il Bitonto. Riccardo,
Sì, se vogliamo metterci pure l'alibi va bene così. Noi comunque sia dobbiamo affrontarlo a prescindere dal campo, quindi loro sicuramente saranno agevolati perché lo conoscono, però non deve essere un alibi questo qua del campo. Dobbiamo andare lì e fare il bene. Poi la vedo complicata sottovalutare una partita con Taurino in panchina. Assolutamente. Io non tra Taurino come... ex, che quindi vorrà fare sicuramente molto bene nella sua... Ce lo immaginiamo poco tranquillo, mister Taurino. E allora, rivedendo, chiedendo alla regia di mandare in sovrimpressione le immagini proprio della vittoria, perché poi Nardò è reduce da una vittoria, ovvero quella degli Olivi di Andrea contro la Fidelis Andrea, ancora prima aveva perso in casa con il Foggia, abbiamo anche quelle immagini. Gara tra l'altro particolarmente discussa da un punto di vista arbitrale, perché Nardò ha, secondo me, giustamente recriminato per un gol forse in fuorigioco della formazione dei Satanelli rossoneri foggiani. Allora, presentiamo un attimo il Nardò che vanta numerose apparizioni in Serie D, la prima risale al campionato e anche un'apparizione in Serie C, la rubrica di Mario Romano sull'avversario. Il Nardò, dicevo, attualmente è alla sua quinta partecipazione consecutiva in Serie D, è ultimo in classifica con 7 punti, 7 gol fatti e 16 subiti, però diciamo di questi 7 punti 4 ne era accumulati in casa, ovvero la vittoria contro il Cerignolo per 1-0 e il pareggio in rimonta contro il Brindisi per 2-2, poi 3 sconfitte in casa tutte di misura contro Fasano, Nocerina e Foggia. Bisogna tenere d'occhio come miglior marcatore del Nardò Camara Suleiman della Guinea, un classe 96 che la scorsa stagione ha collezionato 12 presenze e nessuna rete a Picerno. Invece altro marcatore del Nardò di questa stagione è il 97 Luigi Calemme con 2 reti e proveniente dall'Ercolanese, l'anno scorso 4 reti in 33 presenze. Elemento forse più di spicco della formazione neretina è il difensore capitano Giuseppe Acquaro, un classe 83 che è stato anche un girovago perché ha giocato in Germania a Karlsruhe, in Bulgaria al CSKA Sofia, ad Arau in Svizzera, in Grecia a Vaduz, sempre in Svizzera, Bellinzone, Triestina, ed è stato il match winner poi della gara vinta per 1-0 contro il Cerignola. Sarà una gara particolare anche per i 3 ex 3/4 ex, 3 dello scorso anno, perché 3 ex che oggi giocano nel Bitonto, ovvero Simone Bolognese, che l'anno classe 99, che l'anno scorso è stato autore di una rete in 32 presenze, l'attaccante classe 99 anch'egli Gaetano Palmisano, una rete 23 presenze per lui, e poi chiaramente la coppia mister Roberto Taurino e il professor Paolo Rizzo. Chiaramente Taurino nel biennio 2017-19 44 panchine con il Nardò ed è stato esonerato poi a marzo del 2019 dopo la sconfitta per 2-1 a Sorrento. Ex di turno è anche Paterno, che ha giocato 3 stagioni fa a Nardò. Pure tu? Ah, anche tu, scusi, non mi è stata data l'informazione, non mi occupo di questa rubrica, bisogna rimproverarti, dare l'orecchio a Mario, chiaramente scherziamo con l'amico Mario. Quanti gol hai fatto a Nardò? Io poi ho fatto 3 mesi là, da Corragno, ho fatto 8 partite, 10 gol e poi sono da Venezia. Ah, ok, ecco, allora, a Venezia, per quello che l'altro da Venezia. Mario Romano sempre disattento. non ne combina mai uno. Voleva sapere tra l'altro se vai a... Sì, ci siamo già parlati. No, vabbè, Mario Romano è un caso perso. Allora, dicevo, ex di turno anche Patiano, che 3 stagioni fa ha realizzato, se non erro, 15 gol in 16 partite da dicembre a maggio, quindi metà campionato. I precedenti in Serie D tra Nardò e Bitonto al Giovanni Paolo II sono numerosi e non è un campo storicamente favorevole al Bitonto. Il Bitonto non ha mai vinto, è un campo tabù, speriamo di sfatare questo tabù. Ci sono stati solo pareggi e sconfitte, tra l'altro... il primo e l'ultimo precedente a Nardò sono 2-0-0. Il primo risale all'8 febbraio del 1970, quella fu la prima stagione del Bitonto in Serie D, che poi si salvò classificandosi al 13° posto, e l'anno scorso, o meglio il 24 marzo, che fu proprio la prima partita senza Taurino in panchina, il pareggio del Bitonto contro il Nardò allenato da Francesco Bitetto per 0-0 lì al Giovanni Paolo II. Queste sono un po' le informazioni del Nardò. Niente ragazzi, noi dobbiamo correre, andare verso la
rapida conclusione, dando le informazioni che verranno pubblicate a breve sulla pagina Facebook del match del Giovanni Paolo II di domenica a Nardò, Nardò Bitonto. Undicesima giornata, si gioca, come già annunciato sulla pagina Facebook, nella giornata di martedì alle ore 15. Esatto. Quindi prestate attenzione alle ore 15. Costo del biglietto è di 10 euro, biglietto che si può acquistare direttamente dal botteghino del settore ospiti dello stadio di Nardò. È inutile dirvi che la capolista ha bisogno di essere sostenuta dentro e lontana da casa, fuori casa e in casa, quindi mettetevi in macchina, come ha detto qualcuno velocemente prima, tutti a Nardò. Tutti a Nardò, forza Bitonto, dobbiamo e forza difendere Riccardo, questo forza primato in classifica. Ringrazio, scusate per questa puntata un po' flash, ringrazio Danilo Cappiello. Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio per Pasquale Cinito per questa comparsata, questo flash così rapido e indolore. Pasquale, grazie. Grazie a e voi. Ovviamente ringraziamo. E Mario Romano ti chiede scusa. No. Chiedo bene la tazza per i suoi precedenti. Non gli dar molta confidenza, perché può essere, magari segni il primo gol e ti dirà tra 10 domeniche che non l'hai ancora segnato. Chiedi a Chicco per primo. Va bene. E con lo slogan, l'hashtag, il motto, tutti a Nardò, vi salutiamo, ringraziamo. Riccardo, grazie a voi dell'invito. Tornerà, promettici che magari giovedì, se domenica, se giovedì torno in trasmissione. Anche giovedì, sempre con i suggerimenti da fuori. Preziosi suggerimenti, soprattutto di Pierluigi. E allora, grazie a tutti, buona serata e noi andiamo da fare. Ciao, ci vediamo giovedì e domenica dal Giovanni Paolo II di Nardò. Buona serata a tutti. Questo programma è stato offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Derox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. We'll be right back.